nell'ambito dei specifici servizi di prevenzione predisposti settimanalmente dalla Polizia Statale, gli agenti si possono avvalere di nuove e sempre più sofisticate apparecchiature. La recente novità è costituita da un telelaser di ultima generazione, il TruCam, il cui compito principale resta quello della prevenzione, in particolare per quanto riguarda le sanzioni per chi non rispetta i limiti di velocità. Consente alle forze dell'ordine che lo hanno in dotazione di scovare anche chi parla al telefono o non indossa le cinture di sicurezza. Nei giorni scorsi l'apparecchiatura è stata utilizzata dagli agenti della sezione di Sassari, che è riuscita a riprendere un automobilista che sulla SS291, a bordo della propria autovettura Alfa Romeo Giulia, ha raggiunto i 222 km/h. Numerose sono le infrazioni contestate negli ultimi mesi dagli automobilisti dal piede pesante ed oltre 70 le patenti ritirate per chi supera di oltre 40 km/h il limite di velocità. Detti servizi verranno predisposti anche nelle prossime settimane e pubblicati sul sito ufficiale della Polizia di Stato. Si sono riuniti questa mattina gli esponenti del gruppo di opposizione del Consiglio Comunale di Sassari. Lo scopo della riunione in esterna è stato proprio la necessità di fare un sovralluogo sul nuovo tratto di strada appena costruito della Buddi Buddi, dove i residenti e non solo lamentano una grave situazione di pericolosità sia in automobile che a piedi. Infatti il tratto di strada preso in considerazione presenta un incrocio tra l'unica uscita disponibile ai residenti con il rettilineo della Buddi Buddi con una visibilità ridottissima, con uno specchio frontale che non riesce a migliorare le cose. Situazione peggiorata dalle automobili che passano ad altissima velocità percorrendo il rettilineo, impedendo così alle auto di lasciare l'incrocio. Altra grande pericolosità è data dalla totale assenza di un attraversamento pedonale e la non percorribilità della strada attraverso un marciapiede, rendendo di fatto i residenti ostaggi in casa. Secondo i partiti d'opposizione, la Buddi Buddi è stata riaperta pensando più alle tempistiche che non alla funzionalità della stessa e lamentano anche una convocazione richiesta all'amministrazione per discutere del tema che è stata rimandata a dicembre. Sicuramente i residenti sperano che si faccia qualcosa al più presto. Sono state rimosse diverse microdiscariche nella strada vicinale Funtana di Chierchi, in località Lilione e nella zona Ponti Pizzinno. L'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana ha recuperato ieri materiale inerte nelle cunette, nei terreni e nelle rientranze delle strade. Purtroppo l'area in periferia è oggetto da anni di una continuazione di abbandono dei rifiuti e sono state anche emesse elevate sanzioni. Qualche furbetto è riuscito a farla franca, sottolinea l'assessore dell'ambiente Cristina Bianco, e ha alimentato diverse microdiscariche. Per rispetto dei cittadini che abitano nella zona, per tutelare l'ambiente e per migliorare il decoro delle aree, abbiamo provveduto ad effettuare la pulizia attraverso la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Nelle zone pertinenti della sede stradale sono stati recuperati, tra gli altri, contenitori di plastica, strumenti elettronici, cassette da frutta, lattine. L'intervento è stato effettuato nella strada vicinale Funtana di Chierchi, ma è stato esteso anche all'area di Ponti Pizzinno in seguito a un sopralluogo effettuato dagli operatori della ditta. Purtroppo la periferia venne presa di mira dagli incivili, conclude l'assessore, ma i controlli sono stati incrementati e non ci saranno sconti per chi verrà sorpreso ad abbandonare spazzatura nel territorio comunale. La Regione ha trasferito i fondi per gli indennizi della lingua blu ai 2/3 dei comuni interessati, mentre per gli altri si attende ancora il trasferimento di tutta la documentazione. Si tratta degli oltre 4,7 milioni di euro in cui sono previsti i 50 euro di indennizzo forfettario per ogni capo morto e 3 euro per ogni capo presente nell'azienda in cui è stato dichiarato il focolaio. Denari stanziati per le perdite e maggiori spese e per le pecore morte dall'ondata della lingua blu dello scorso anno causate dal sierotipo 4, diffusosi inizialmente in Ogliastra per poi raggiungere gran parte del territorio regionale. Epidemia che aveva interessato circa 850.000 capi, con circa 36.000 di questi morti. Ci appelliamo ai comuni, sostiene il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu, affinché liquidino celermente i pastori che hanno subito danni ingenti della lingua blu lo scorso anno, non solo con le perdite dei capi morti, ma anche con il mancato reddito di quelli colpiti dall'epidemia e le maggiori spese sostenute per contrastarla. Allo stesso tempo, continua il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, chiediamo a quelle amministrazioni che ancora non hanno espletato tutto l'iter burocratico di farlo immediatamente, per consentire ai pastori di poter ricevere l'indennizzo.
Come ben sanno, essendo quotidianamente a contatto con i pastori, il settore sta attraversando annate negative, dovute alle condizioni climatiche avverse e alle speculazioni che avvengono nel mercato. Per questo è fondamentale non prorogare i tempi. Amici di TeleG, buongiorno, ben ritrovati ad un'altra puntata di TeleG in radio. Al mio fianco sono tornati a trovarci due amici, lui è Peppone Falchi, insieme ad Anna Santona, della compagnia La Frumentaria, la compagnia teatrale La Frumentaria, e sono qua perché ci sarà a breve, esattamente sabato 20, a Palazzo di Città, una nuova commedia, un nuovo lavoro di Anna Santona, sì, dal titolo L'onorevole Beppone Cagazzua nella pensione Vista Mare di Sorallella. E l'onorevole Beppone Cagazzua, chi è che poteva essere se non che Peppone Falchi? Buongiorno Peppone. Buongiorno. Buongiorno Anna. Buongiorno. Allora Peppone, cosa è successo? Già il cognome mi preoccupa. Così mi preoccupa Beppone Cagazzua nella pensione di Sorallella. Un nome d'arte. Ma che ruolo rivesti tu in questa... Per cominciare, per prima cosa, questa commedia che l'ha scritta Anna Santona è brillantissima. Beh, se l'ha scritta Anna sicuramente sì. Grazie, grazie. È anche un po' osé. Osé. Osé, usiamo il sì, osé, un po' carino. Che ma non mi dire che tu fai parti osé. No, parti osé, allora, a me c'è un vizietto questo onorevole. Ma non mi obbedo, non te lo pulisci guarda. C'è un vicetto questo onorevole, che gli piace? È un grande, è un grande. Le piacciono le donne? Caspita, le piacciono le donne, sì. Purtroppo mi piacciono le donne in questa commedia. Non le ah, vecchie. Solo in questa commedia? Certo. No. E non le vecchie. Questa commedia. Ah, e non le vecchie, eh. Ah, le giovani pure. Giovani, chiaro. Della serie Non si rappunti rossi. Non si rappunti rossi. Bravo, ho capito. Quindi è ambientata, diciamo, a Roma, così a Roma. E fuori Roma, dai. Fuori Roma, in un albergo. È l'albergo che abbiamo detto, Vista Mare di Sorallella. Purtroppo lì c'è un intreccio che non ti posso dire, che questa persona... No. Succedono tante di quelle... I giabbiduri tu non puoi manco immaginare, capito? No, ma cerco di immaginare, ma quello che non riesco allora, a immaginarmi è lui che gli piacciono le donne. Allora è un entra, non è possibile, non ci posso credere. È un entra ed esce, un entra ed esce di varie persone che insomma qualcosa deve pur venire fuori alla fine, però si cerca di camuffare. Voglio dire, è lui che deve stare attento, perché l'onorevole Peppone è una moglie. Ah, tutto. Gelosa. Ci sta. E anche. La moglie che è Erminia, giusto? Erminia Carboni. Sì, noi, sì, anzi, Erminia. La salutiamo. Ciao Erminia, perché Erminia, intanto lo so che ci segue sempre. Di è curuda e contenta. Nella commedia. Nella commedia. Tu sei, occhio che tu sei pericoloso. Però io ho avuto un bimbo. Essendo Sorallella una, insomma, rilluminata romana, ma è sarda, tutti i personaggi di Sassari soprattutto vanno lì. Ma questo quindi nome, abbiamo tutti i personaggi di Sassari. Questo nome che hai voluto dargli, Cagazzua, sei andata a riprendere un po' i vecchi. Sì, ne avevamo due di soprannome, vero Giulio? Sì. Uno Cagazzua e l'altra la tua nemica Pisciamidà. Quindi ci siamo. Il clima. Mi immagino, declino qualsiasi responsabilità. È uno spaccato. Colpa di sua. Sassari trasportato lì. A Roma. Sì. Trasportato lì. Ma lui come parla? Con l'accento sassarese o con l'accento romano? Lui quando deve parlare con chi deve parlare parla in romanesco, ma siccome generalmente becca un commesso che comunque si piglia quello che gli esce, perché purtroppo è così, parla in sassarese perché è più schietto. Quello non lo capisce, però lui continua a inveire. Quindi l'hai mandato a studiare il romanesco? Da chi l'hai mandato? A Gigi Proietti? Magari. Magari. Gigi Proietti l'hai mandato. Magari. Ti avrei voluto vedere, no? Con Gigi Proietti. Va bene, io direi, nominiamo gli interpreti una volta sì. Tanto, perché mi sembra anche doveroso farlo, insieme a
Peppone Falchi, ci sarà Mario Sanna, Anna Santona ovviamente, Erminia Carboni, Roberta Tola, Luisella Sanna, Giancarlo Pastorino, Sergio Desole, Barbara Piu, Peppone Loi, Cristian Galleri, Franco Sole, Maria Grazia. Sale, hanno sbagliato. Ah, è perché sbagliato. Io qua leggo Sole, non è colpa mia. Franco Sale. Maria Grazia Secchi è una esordiente che è Bastianina Pulina. Vi ricordo tra l'altro che, come ho già detto, ci saranno due spettacoli, il primo alle 18 e il secondo alle ore 21. Questo sarà sabato prossimo 20 ottobre, cioè dopodomani. In prevendita i biglietti potete acquistarli presso l'alimentaria Kenza Antonella in via Marghinotti, presso il bar Martagliati, presso la rivendita Pane, Formaggio e Salsiccia in via Grazia Delede e presso l'edicola da Francesco in corso Giovanni Pascoli. Ciao. Beppo, dimmi. Fa da bravo. E in bocca al lupo. Ma mi posso fidare? Guarda, tranquillo, perché non si può scoprire, diciamo, però lui è il fuoco, è in eccesso. Io mi fido di te perché è una bomba che scoppia. Questo, se lo lasci fare, se esci rigamari di mezzo. Ma può anche entrarci con educazione e rispetto sempre per la donna, sempre con educazione. Rispetto per la donna. Uno con una parte così da Latin lover, eccetera. Ma uno più bello, non te lo potevi scegliere. Io non guardo la bellezza nelle persone, io guardo le capacità e lui è un mostro. Se fai così. E appunto perché è un mostro, dai, ci vuole andare. No, mostro di bravura, e non solo. Mostro di bravura, lui è spontaneo, lui è sassarese, schietto, in ciali, parchi c'era che paraura, ma non gli rimpolca niente, lui parte dritto e arriva e diverte. Beppo, per tutti questi complimenti che ti ho fatto, mi devi dare l'aperitivo. No, mi fa piacere che faccio complimenti a una Santona. Ah, non i miei? No, tu ancora non mai visto, quindi non puoi fare. Va bene, allora amici, ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi. Vi ricordo quindi sabato 20 ottobre due spettacoli alle ore 18 e alle ore 21 al Teatro Civico Palazzo di Città, l'onorevole Peppone Cagassua nella pensione Vista Mare di Sorallella. Ricordiamo dal Botteghino. Ah, gli orari, sì, gli orari del Botteghino sono, chi non avesse la possibilità, come vi ho detto, di fare i biglietti in prevendita, il Botteghino è aperto la mattina dalle 9 alle 13 e la sera dalle ore 16 fino all'inizio del secondo spettacolo, e cioè alle 21. Sì. Bene, io vi ringrazio, è proprio tutto, grazie per essere stati con noi, ci risentiamo in una prossima occasione. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. La Dinamo supera l'esame d'inglese e va ad espugnare la Morningside Arena di Leicester per 90-78. Non è stata una partita perfetta questa dell'esordio in Europa Cup, ma sufficiente a portare a casa un buon risultato che fa soprattutto morale in vista del prossimo impegno di campionato al Pala Pentasuglia di Brindisi domenica prossima. Da registrare invece il ritorno di Smith, autore di una prova più che convincente, fatta di 10 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in soli 12 minuti. Coach Esposito non è completamente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, qualche distrazione di troppo che, unita a qualche attimo di rilassamento, in alcuni casi potrebbe creare dei problemi. Ci sarà da lavorare un po' ancora sulla continuità dell'azione e del rendimento nell'arco dei 40 minuti. Confortano invece l'ennesima vittoria sotto le plance, 50 rimbalzi contro i 34 degli inglesi, mentre invece di negativo si registrano le troppe palle perse, ben 14, che comunque non hanno compromesso l'esito della gara. Ora si rientra a Sassari per preparare la visita in quel di Brindisi. C'è ancora molto margine di miglioramento per i bianco-blu, ai quali però non manca assolutamente né la voglia né lo spirito di sacrificio. E domenica si vedrà. We'll be right back.
famiglia collocata. Hai se tu vi vecchi anni da casa e sarò ti un paraete so com'è. Mi pongo in capo tanti pisamenti, lo becco l'ora di potessi sì. Sempre in Sarrate che è una compagnia, un anno in tre o senza camminare. Intendo a mezzanotte di campani, i tazzini d'annunzio di Lugrido, tu cori meu di trigni dritto dritto, li domando la grazia paesana. Signori, accolta tu il giuramento, mi prego puro cuore in mano, a cae malato fallo tu rassano, e a cae pagliato devi pagionare. È arrivato me figliolo, aio, e tutti i suoi si tenda a te. La taura ve la pariccia da me, e la puro tu diri vicinetti. Che chiso tradizioni sassaresi, se un pari la notte di Natale, su demusi la mano pagurassi, saluto fortuna e tanta pazzi. Da se un pari da notti di Natale, su demuti la mano pagurazzi, saluto fortuna e tanta. La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati negli anni 2010, 2011 e 2012, due lezioni di prova gratuite. Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi alle piscine Lufangazu al numero 328-43-32016 e o all'indirizzo email sportfulltime@gmail.com. Oppure contattare le piscine Latte Dolce al numero 342-5649-121. L'associazione culturale Dietro le Quinte OSA di Sassari ricerca aspiranti attori da inserire in prossimi laboratori ed eventi teatrali. Per informazioni e contatti chiamare il numero 329-3311-774 oppure inviare una mail all'indirizzo dietrolequinteosa@gmail.com. La Pe Creazioni organizza un corso di chiacchierino ad ago.
Il corso, aperto a tutti, è diviso in 3 lezioni da 2 ore ciascuna nelle date 10, 24 e 31 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 presso l'oratorio parrocchiale San Pio X a Lipunti. Per informazioni 338-338-2877, email graziellaisoni@alice.it oppure sulla pagina Facebook Graziella Isoni. Allegra Goro conduce Alfredo Niedu. Oggi sulla nostra emittente alle 20.30 ospite della serata il poeta Salvatore Pinna. La compagnia teatrale La Frumentaria presenta la commedia in 2 atti di Anna Santona dal titolo L'onorevole Peppone Cagazzua nella pensione Vista Mare di Sorallella. Sabato 20 ottobre 2018 presso Teatro Civico Palazzo di Città con 2 spettacoli, il primo alle ore 18, il secondo alle ore 21. L'associazione Onlus Emergenza Sanitaria Croce Medica di Sassari organizza per i giorni sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 al centro commerciale La Piazzetta una raccolta fondi da destinare all'acquisto di un defibrillatore e attrezzatura per l'ambulanza. Telefono 348 6386 747. TG Informazione ed Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. E in onda 24 ore su 24 sul canale 115 del digitale terrestre Libera TV.